dottor Romeo, ancora rincari di benzina, ecco, non è più sostenibile questo prezzo. Non è sostenibile anche per le gestioni che ci sono nelle correnti autostradali. Il problema è anche nelle società petrolifere e i depositi che stanno soffrendo in un modo pazzesco perché non riescono a erogare più la merce. Oggi un camionista che si ferma a fare il carico di benzina o di gasolio deve stare 2 giorni per fare un carico. Quindi c'è un problema già di deposito e un problema già di risorse di carburante. Come mai i depositi stanno trasferendo la benzina, non arriva più il petrolio? C'è grande difficoltà anche all'arrivo della merce. Questo è problematico, diciamo così, ma è una cosa generale in tutta Italia. Poi il problema di questi rincari che ci sono in continuazione è un problema anche delle società petrolifere, perché hanno difficoltà col costo maggiore che gli costa anche la nave, gli costa tutto un insieme di cose, di personale, che ci sono dei costi troppo maggiori. Ecco, se non si sblocca la situazione ci sarà un fermo... Ma un problema è che dovrebbe intervenire anche il governo. Il governo a livello centrale dovrebbe intervenire a vedere, a calmierare questi prezzi che ci sono, come era successo 2 o 3 mesi fa, diciamo circa, che aveva calmierato, insomma, l'incentivo anche per gli automobilisti, perché è un problema molto grave questo che ci sono per gli automobilisti del costo del carburante. Ecco, nella sua carriera lavorativa è capitato mai una cosa del genere? Mai, la prima volta che succede una cosa del genere. In tutti i miei anni, oltre 50 anni di attività, non è mai successa una cosa del genere. Che abbiamo un problema anche a fare il rifornimento di carburante. Da ordine oggi ci arriva dopo 2 o 3 giorni, quindi la difficoltà c'è nei depositi. Mentre prima arrivava in... Prima in continuazione, chiamavano loro per fare il rifornimento, oggi c'è molta difficoltà in tutto questo.